L'argomento di oggi riguarda la verifica dei requisiti di gara e il soccorso istruttorio, quindi diciamo, argomento di grande attualità perché naturalmente la verifica è un'operazione particolarmente delicata, insomma, che chiaramente attesta il possesso dei requisiti in capo a chi contratta con la pubblica amministrazione, poi vedremo anche i casi in cui è ammesso il soccorso istruttorio. Bene, allora partiamo appunto con la verifica dei requisiti generali. Quindi una cosa importante è che chi contratta con la pubblica amministrazione sia in possesso di tutti i requisiti generali per poter contrattare con la pubblica amministrazione. Questi requisiti sono previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016 e altresì poi deve essere verificato il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari richiesti dalla lex specialis, quindi dal bando o dagli atti di gara, e deve essere oggetto di verifica obbligatoria in capo all'aggiudicatario. Quindi da questo punto di vista c'è stata sicuramente una semplificazione perché questa verifica dei requisiti va fatta obbligatoriamente soltanto in capo all'aggiudicatario, quindi è una verifica, diciamo, limitata da questo punto di vista. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione delle offerte, le stazioni appaltanti invece accettano il documento di gara unico europeo, vale a dire il cosiddetto DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il regolamento della Commissione. Quindi all'atto della partecipazione tutti i partecipanti alle gare autocertificano, diciamo, dichiarano il possesso dei requisiti e oggi lo fanno compilando il documento di gara unico europeo con modello unico stabilito con apposito regolamento dalla Commissione europea, e questo documento consiste appunto in una serie di autocertificazioni, una serie di dichiarazioni che attestano appunto il possesso dei requisiti. Rispetto ai normali formulari adottati dalle pubbliche amministrazioni in passato, ha il pregio di essere maggiormente dettagliato, nel senso che sono previste, diciamo, un po' tutte le situazioni che riguardano appunto la verifica dei requisiti. Io consiglio sempre di adottarlo perché effettivamente utilizzare un modello completo è sempre meglio. Naturalmente è obbligatorio per quanto riguarda diciamo, le gare al di sopra della soglia comunitaria, ma anche al di sotto della soglia io consiglio sempre di utilizzarlo. Il DGU consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, appunto, in sostituzione dei certificati rilasciati dall'autorità pubblica. Poi, ovviamente, si procederà alla verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario. Vediamo quali sono questi requisiti generali per gli avvalori. Innanzitutto, si parte dai motivi di esclusione dovuti a condanna definitiva per reati o invece nei casi di esclusione per mafia. Innanzitutto, per quanto riguarda le condanne, queste riguardano i reati contro la PA, quindi corruzione, concussione, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, inadempimento e frode nelle pubbliche forniture. Poi sono i reati di associazione mafiosa o terroristica, i reati commessi in frode alla Comunità Europea, il riciclaggio, lo sfruttamento del lavoro minorile e ogni altro reato da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ecco, quindi nel caso in cui abbiamo questi reati, allora non c'è la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, ma deve trattarsi di reati per i quali c'è stata una condanna definitiva, vale a dire una condanna con sentenza passata in giudicato. Poi abbiamo le false comunicazioni sociali, di cui articoli 2621 e 2622 del codice civile, vale a dire il cosiddetto falso in bilancio, e poi le cause di infiltrazione mafiosa previste dal codice antimafia, vale a dire il decreto legislativo 159 del 2016.
Ecco, abbiamo in tutti questi casi appunto la esclusione a patto che però ci siano provvedimenti che siano definitivi, vale a dire accertati con sentenze appunto divenute definitive in quanto passate in giudicato. Dopo i reati abbiamo i motivi di esclusione per mancati pagamenti. Quindi mancati pagamenti si riferiscono al mancato pagamento di imposte e tasse. Questa causa di esclusione la riscontriamo per le violazioni gravi definitivamente accertate, quindi anche qui occorre che sia una violazione definitivamente accertata, quindi che se impugnato l'atto di accertamento, la cartella esattoriale, ci sia stata una sentenza definitiva passata in giudicato, ovvero che se non è stato impugnato, diciamo, si è aspirato, è scaduto il termine per poter proporre il ricorso avverso l'atto di accertamento o la cartella esattoriale. Quindi in questo caso, quindi quando abbiamo appunto un caso definitivo, definitivamente accertato di mancato pagamento di imposte e tasse o mancato pagamento di contributi previdenziali, allora scatta l'esclusione dalle gare. Sono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a 5.000 euro, quindi per pagamento di imposte e tasse si deve trattare di un mancato pagamento di importo superiore a 5.000 euro. Mentre per quanto riguarda il mancato pagamento dei contributi previdenziali, diciamo l'importo è molto più basso, perché il decreto ministeriale del Ministero del Lavoro del 2018 prevede che già con importi superiori a 150.000 euro si forma quella irregolarità tale che non consente il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Quindi, mancato pagamento di imposte e tasse, mancato pagamento di contributi previdenziali per violazioni gravi definitivamente accertate. Violazioni gravi sono per imposte e tasse 5.000 euro, superiori a 5.000 euro, per contributi previdenziali superiori a 150 euro. Veniamo agli altri requisiti, quelli che abbiamo iniziato a vedere prima. Generali di cui all'articolo 80. Vedete, è un'elencazione anche molto vasta. Poi ci dobbiamo chiedere un po' come facciamo a verificare, diciamo, tutti questi requisiti. Innanzitutto abbiamo le gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambientale, sociale del lavoro, e lì chiaramente la richiesta va fatta al Ministero del Lavoro. Poi abbiamo i casi di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, anche con il procedimento in corso. Chiaramente abbiamo, diciamo, la possibilità di chiederlo attraverso la certificazione al tribunale, alla sezione imprese del tribunale. Poi abbiamo i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico, e qui vedremo che cosa ha stabilito l'ANAC a proposito dei gravi illeciti professionali. Poi le false dichiarazioni rese in gara e o tentativo di influenzare la stazione appaltante. Quindi qui si attivano tutta una serie di requisiti che noi possiamo rilevare solo indirettamente attraverso degli altri certificati, non direttamente, perché altrimenti non esiste, diciamo, un modo per andare con certezza a verificare se ci sono queste false dichiarazioni rese in gara, se non attraverso chiaramente il certificato del casellario giudiziario, oppure l'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC, oppure la stessa cosa, la risoluzione di un precedente contratto d'appalto per significative carenze nell'esecuzione. E se non c'è qui una denuncia in tal senso fatta da una stazione appaltante per un precedente appalto all'ANAC, ben difficilmente noi verremo a conoscenza di questa mancanza, ma a meno che diciamo, non ci sia qualche altro partecipante alla gara che provvede, questo accade,
diciamo, nelle procedure di gara che provveda ad informare la stazione appaltante di queste violazioni proprio per liberarsi, diciamo, di qualche concorrente scomodo, oppure un grave inadempimento nei confronti dei subappaltatori, accertato con sentenza definitiva, anche qui solo con il casellario giudiziario possiamo effettuare questa verifica, o la partecipazione alla gara, quando la partecipazione alla gara determina una situazione di conflitto di interesse, diciamo qui chiaramente cioè, ci può essere, diciamo, una indagine ovviamente limitata anche da parte della stazione appaltante, a meno che anche qui non ci sia una delazione, no? Qualcuno che effettui una denuncia, insomma, quindi è anche con la partecipazione degli altri concorrenti, no? Che si attiva un controllo a vicenda, insomma. Poi la distorsione della concorrenza per precedente coinvolgimento nella preparazione della gara di appalto, quindi quando in questo caso quando c'è quando l'appaltatore per esempio ha partecipato alla progettazione, allora effettivamente ci può essere anche una distorsione della concorrenza in tal senso. Quando ci sia un divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, ma in genere lo troviamo appunto o nel casellario informatico dell'ANAC o nelle sentenze come pena accessoria a una sentenza di condanna, l'iscrizione al casellario informatico dell'ANAC, che naturalmente ci risolve parecchi problemi, perché diciamo, ci esenta da effettuare ulteriori indagini, la violazione del divieto l'intestazione fiduciaria, come la violazione del diritto del lavoro dai disabili, e quindi anche qui lo troviamo nella sentenza, mentre la violazione del diritto al lavoro dei disabili lo troviamo dalla certificazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, oppure essere vittima di reati di concussione e di estorsione che non hanno sporto denuncia all'autorità giudiziaria. In genere queste cose le troviamo, diciamo, nelle informazioni della prefettura o diciamo, nello stesso casellario informatico dell'ANAC. E poi le situazioni di controllo rispetto ad altro partecipante alla gara, e qui è una verifica anche questa complicata. In genere il primo controllo che si fa è quello attraverso il certificato camerale, da questo punto di vista. Insomma, vedete, sono tanti i requisiti, non tutti ovviamente di facile acquisizione, molti, ripeto, vengono valutati poi in forma soltanto indiretta. La cosa importante è partire però, adesso lo vedremo, dalla dichiarazione, del soggetto, dall'autocertificazione, perciò è importante il DGU perché è una dichiarazione completa, e da questa ovviamente si parte, perché con la massima trasparenza, se ci sono motivi di esclusione, il concorrente partecipante alla gara lo deve dichiarare, perché poi se viene scoperto che c'è una situazione invece contraria alla dichiarazione da lui resa, allora è molto probabile che indipendentemente dalla possibilità di sanatoria scatti l'esclusione. Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, è ammesso anche il ravvedimento, perché l'articolo 80 prevede anche la possibilità di ravvedimento, nel senso che un operatore economico, un subappaltatore, tranne il caso di esclusione con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto nel corso del periodo di esclusione derivante dalla sentenza, che si trovi in una situazione di esclusione, limitatamente però per i reati alle ipotesi in cui la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativo al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Quindi in questo caso, nel caso in cui appunto c'è diciamo, una situazione di esclusione derivante da una condanna non superiore a 18 mesi,
oppure quando sia stato riconosciuto in favore del concorrente l'attenuante della collaborazione, questi è ammesso al ravvedimento, cioè provando di avere risarcito o essersi impegnato a risarcire i danni causati dalla sua condotta o aver adottato provvedimenti concreti idonei a prevenire la commissione di ulteriori reati o illeciti. Poi sarà naturalmente la stazione appaltante a dover valutare se ritiene queste misure adottate sufficienti e allora se la valutazione sarà positiva, l'operatore economico non è escluso dalla procedura di appalto. Viceversa, se invece ritieni questi provvedimenti adottati insufficienti, e allora determina l'esclusione del partecipante dalla gara, dandone motivazione e comunicazione all'operatore economico. Quindi attenzione anche alla possibilità di ravvedimento in questi casi. Parlavamo dei gravi illeciti professionali. A questo proposito, il chiarimento, cioè come facciamo a individuare questi gravi illeciti professionali, a questo punto sovvengono le linee guida dell'ANAC numero 6, recanti indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80,5 lettera C del codice, ossia appunto i gravi illeciti professionali. Innanzitutto, le cause di esclusione devono essere autocertificate dagli operatori economici mediante il documento di gara unico europeo. Fino all'entrata in vigore della banca dati, di cui è l'articolo 81 del codice, una banca dati unica, diciamo, per tutte le amministrazioni, presso il MIT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che consente la verifica della sussistenza di tutti, diciamo, i requisiti, previsti, una banca dati di carattere generale. Quindi consentirà anche la verifica di questi del requisito dei gravi illeciti professionali. Fino all'entrata in vigore di questa banca dati, dicevo, questa verifica sulla commissione precedente di gravi illeciti professionali è condotta semplicemente mediante accesso al casellario informatico dell'ANAC e mediante la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati specifici relativi agli appalti di cui è l'articolo 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale, quindi che riguardano esclusivamente i reati commessi nell'ambito delle procedure di appalto mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti. Quindi come si verifica oggi il requisito di non aver commesso gravi illeciti professionali? Si verifica verificando il casellario informatico dell'ANAC e acquisendo il certificato dei carichi pendenti, da cui non devono risultare reati specifici relativi alle procedure di appalto. Quindi questo è il modo, stabilisce l'ANAC, per verificare il requisito dei gravi illeciti professionali. Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del casellario, i provvedimenti dalle stesse adottati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti. È chiaro che la banca dati dell'ANAC, cioè il casellario informatico dell'ANAC, deve essere alimentato dalle informazioni fornite dalle stazioni appaltanti. E quindi c'è l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti di comunicare, diciamo, queste situazioni che interessano i gravi illeciti professionali all'ANAC. L'esclusione dalla gara deve essere risposta però all'esito di un procedimento in contraddittorio, quindi attenzione perché non è automatica, diciamo, l'esclusione, ma deve essere risposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore tecnico interessato previa valutazione delle misure di self-screening adottate. Quindi, a meno che ovviamente non ci sia un provvedimento dell'ANAC che sospende la partecipazione alle gare per un periodo determinato, allora in questo caso scatta, siccome il giudizio
è subiudice, nel senso che non è definitivo, ma è attestato dal certificato dei carichi pendenti, allora bisognerà verificare se c'è una gravità, diciamo, attuale che impone, diciamo, in un certo senso, la esclusione dalla gara dell'operatore economico. E occorrerà valutare anche le misure cosiddette di self-screening adottate, vale a dire le misure che servono anche per il ravvedimento, no? Le misure che ha adottato l'operatore economico per evitare, diciamo, e prevenire la commissione di ulteriori fatti costituenti reato o illecito. Quindi è una valutazione complessiva che deve effettuare la stazione appaltante in questo caso per la valutazione della commissione dei gravi illeciti professionali. Il punto di partenza sono le dichiarazioni e le dichiarazioni devono essere assolutamente veritiere perché, vedete, questa giurisprudenza è molto restrittiva, diciamo, sugli argomenti. Infatti, vediamo la prima sentenza, che la mancata dichiarazione di una condanna subita a fronte di un preciso e inequivocabile obbligo stabilito dalla lex specialis giustifica l'esclusione dalla procedura di gara indipendentemente da ogni valutazione sulla gravità e sulla moralità professionale dell'impresa, essendo la completezza e la veridicità della dichiarazione sui requisiti per la partecipazione alla gara e in particolare quelli inerenti alle condanne subite, valori in sé presidiati dalla più grave sanzione espulsiva in danno del dichiarante infedele, quali significative manifestazioni e insieme massime garanzie dell'irrinunciabile interesse pubblico alla trasparenza nelle pubbliche gare. Quindi, vedete, il Consiglio di Stato dice che è fondamentale che l'operatore economico, quando partecipa alla gara, sia trasparente, cioè effettui una dichiarazione corrispondente alla verità. Perché se dichiara il falso, allora questo è già un fatto grave che giustifica l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Sullo stesso tenore è quest'altra sentenza del TAR Campania, vedete, legittima esclusione dalla gara, ex articolo 36,2 lettera C e 63 del decreto legislativo 50 del 2016 dell'impresa che in sede di presentazione dei documenti di gara non ha dichiarato di essere stata in precedenza condannata nella figura del suo rappresentante legale per lesioni colpose aggravate per la violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro. Quindi vedete, la giurisprudenza è pacifica nell'individuare un obbligo stringente a carico delle imprese che partecipano alla procedura di gara nel dichiarare la verità, diciamo, sul possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione. Veniamo ai requisiti specifici ex articolo 83 del codice degli appalti. Allora, i requisiti specifici riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, e questi, diciamo, generalmente vengono attestati mediante la verifica del certificato camerale, certificato dalla Camera di Commercio. È lì che, diciamo, si vede se effettivamente quell'impresa opera in quel campo specifico di attività. A questo proposito vi segnalo, diciamo, una giurisprudenza recente che ha individuato come requisito di idoneità professionale la corrispondenza tra l'attività oggetto dell'appalto e l'attività prevalente indicata nel certificato della Camera di Commercio. Noi non una qualsiasi delle attività indicate, diciamo, nello statuto dell'impresa che partecipa all'appalto, ma quella che nel certificato camerale viene indicata come attività prevalente. Poi la capacità economico-finanziaria dimostrabile attraverso il fatturato, annuo, il fatturato riguardante i servizi analoghi o diciamo, la presentazione dei bilanci la presentazione di una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e poi ci sono le capacità tecniche e professionali che
vale a dire quelle relative all'organizzazione d'impresa, ai mezzi dell'impresa, alle conoscenze specifiche contenute nel personale o nei collaboratori di cui dispone l'impresa. Insomma, questi requisiti specifici sono per la maggior parte comunque legati a una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione. I requisiti e le capacità sono attinenti, devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, perché è chiaro che se io alzo l'asticella e quindi inserisco dei requisiti più elevati rispetto a un appalto magari di importo non rilevante, allora c'è il rischio che questo agire dell'amministrazione sia contrario a quelli che sono appunto i principi di proporzionalità nella fissazione dei requisiti specifici rispetto all'oggetto dell'appalto e quindi siano illegittimi. I requisiti poi di idoneità professionale, appunto, come dicevo, sono attestati dalla iscrizione alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria, il fatturato minimo annuo richiesto come requisito di capacità economico-finanziaria non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto, ma va calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate. Quindi attenzione perché se la regola, dicevo, è che il fatturato annuo richiesto all'operatore economico non può superare il doppio del valore dell'appalto, in relazione ovviamente al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate, laddove ci può essere, diciamo, una richiesta superiore, diciamo, al doppio del fatturato minimo annuo rispetto al valore dell'appalto, ma in questo caso l'amministrazione lo deve motivare. Invece, per le capacità tecniche e professionali, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e le esperienze necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Quindi la cosa importante è che questi requisiti sono caratterizzati dalla discrezionalità, per cui è l'amministrazione che stabilisce quali sono, diciamo, questi requisiti attinenti al singolo appalto. Rino? Sì, prego, Igor. Scusami, c'è una domanda da parte del dottor Giovanni Coco che ti chiede: la discrezionalità di escludere un operatore economico per violazioni non definitivamente accertate ex DL 76-2020 va comunque disposto previo contraddittorio? E comunque questa possibilità di esclusione è temporaneamente valida fino al 12-2021, quindi dicembre 2021? Sì, perché questo rientra, diciamo, un po' nell'articolo 10 bis, no, della legge 241 del 90, per cui sì, va effettuato in contraddittorio, cioè nel senso che c'è un preavviso, no, di esclusione, c'è la possibilità ovviamente da parte dell'operatore economico di presentare le sue giustificazioni che poi saranno valutate dall'amministrazione. Sì, il procedimento è questo. Diciamo, la norma generale, ripeto, l'articolo 10 bis della legge 241 del 1990. Ok, grazie. Per quanto riguarda invece la qualificazione sui lavori pubblici, abbiamo una normativa speciale che si riferisce appunto alla qualificazione dei lavori pubblici, perché i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 mediante attestazione da parte degli apposito organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, a
quindi sono le cosiddette società, organismi e attestazioni, le cosiddette SOA, per cui queste società effettuano la verifica della qualificazione per poter partecipare alle gare dei lavori pubblici. Le qualificazioni sono diverse per tipologie di valore e tipologie di appalto e quindi diciamo, abbiamo queste qualificazioni che appunto devono essere messe per poter partecipare a tutti gli appalti dei lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. L'attività di attestazione esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Quindi attenzione perché effettivamente qui ci può essere, diciamo ci potrebbero teoricamente essere. Trattandosi di imprese private, no, che effettuano la qualificazione ai fini del rilascio della SOA, ci potrebbero anche essere dei favoritismi, ma chiaramente il legislatore è intervenuto e da ultimo anche con lo sblocca cantieri, individuando proprio in questi soggetti che eseguono la qualificazione SOA come soggetti che svolgono funzioni di natura sostanzialmente pubblicistica. Per cui nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, questi soggetti, sia pur privati, sono valutati, sono considerati alla stregua dei soggetti pubblici e anche agli effetti della responsabilità per danno erariale. Per cui, ad esempio, nel caso in cui si dovessero rilasciare una SOA a un'impresa che appunto poi magari si aggiudica un appalto di lavori, esegue dei lavori, magari questi lavori non vanno bene per l'amministrazione, causano danni all'amministrazione stessa, bene, e allora la SOA potrebbe essere soggetta anche alla responsabilità per danno erariale per avere concesso appunto questa qualificazione a soggetti che non avevano titolo, ovviamente laddove poi si scopra che è stata attribuita una qualificazione ad un soggetto che non ne aveva titolo. Quindi, ma la responsabilità non è solo civilistica, ma è una responsabilità anche per il cosiddetto danno erariale, nonostante questi organismi siano organismi di diritto privato a tutti gli effetti. Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione, gli organismi SOA attestano l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, che costituisce appunto presupposto ai fini della qualificazione, quindi comunque verificano anche la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali indicati nell'articolo 83, questa è la parte, diciamo, tecnica più rilevante. Il periodo di attività documentabile, proprio per poter essere iscritti in quella categoria di appalti, e il periodo di attività documentabile è quello relativo ai 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano ovviamente i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti, quindi è chiaro che il possesso dei requisiti di carattere professionale sarà dimostrato soprattutto attraverso i certificati rilasciati nel corso dell'attività dalle stazioni appaltanti per la regolare esecuzione degli appalti eseguiti appunto dagli operatori economici. Gli organismi di attestazione acquisiscono però detti certificati unicamente dall'Osservatorio regionale sui lavori pubblici, cui sono trasmessi in copia dalle stazioni appaltanti, quindi non acquisendoli direttamente dai soggetti che chiedono la qualificazione SOA, ma chiedendoli poi all'Osservatorio regionale sui gli appalti pubblici. Altra modalità di verifica è il possesso di certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati. Quindi, questo è l'ambito di verifica per la qualificazione.
degli operatori economici ai lavori pubblici, perché poi l'ultimo requisito, vale a dire il possesso di certificazione di rimpresa rilasciata dall'ANAC, non è ancora operativo, per cui diciamo, non possiamo ritenerlo questo come un requisito di qualificazione, perché manca ancora la normativa attuativa, quindi questo sul possesso di certificazione del rating d'impresa, vale a dire le imprese che si sono distinte, insomma, per comportamento sia dal punto di vista tecnico ineccepibile, per l'esecuzione sempre puntuale degli appalti sempre a regola d'arte, senza contenziosi, con qualità dimostrate anche dal rispetto dei tempi, eccetera, eccetera. Insomma, tutte queste cose che formano il rating d'impresa, però non possiamo ancora ritenere attuale, perché è un sistema che ancora non è operativo per assenza della normativa di dettaglio. Per quanto riguarda la normativa applicabile alla qualificazione SOA, l'articolo 83,2 del decreto legislativo 50 del 2016 prevede che il regolamento disciplinerà tra gli altri i sistemi di qualificazione delle imprese. Quando parliamo di regolamento, parliamo del regolamento che dovrà entrare in vigore, adesso non si sa quando, perché i termini sono abbondantemente scaduti, era previsto entro 180 giorni l'entrata in vigore del blocco cantieri, ma questi termini sono ampiamente trascorsi, per cui aspettiamo, diciamo, questo regolamento che disciplinerà appunto degli altri il sistema di qualificazione delle imprese. Fino all'entrata in vigore invece del regolamento, di questo regolamento si applica in materia di qualificazione il DPR 207 del 2010, scusate, qui c'è un errore, c'è indicato 2017, ma è 207. Sarebbe il regolamento di attuazione DPR 107 2010 del 163 del 2006, in virtù dell'apposito richiamo contenuto nell'articolo 216, comma 14 del decreto legislativo 50 del 2016. L'articolo 84, comma 11 del decreto legislativo 50 del 2016 stabilisce poi che la qualificazione delle SOA ha durata di 5 anni, quindi dura 5 anni, ma attenzione perché c'è la verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nel regolamento di cui all'articolo 216,27 otties. E attenzione perché questa verifica entro il terzo anno è obbligatoria, quindi per gli effetti che essa produce. La verifica obbligatoria deve essere chiesta direttamente dall'operatore economico, la richiesta di verifica triennale della SOA. Quindi la SOA ha validità 5 anni, ma obbligatoriamente prima della scadenza del triennio di validità deve essere chiesta la verifica, che è obbligatoria. E questa verifica deve essere chiesta nei 90 giorni antecedenti la scadenza del triennio, che se viene fatta fuori termine, la sanzione è grave perché è inibita all'operatore economico la partecipazione al legale, fino a quando ovviamente lui non attiva la richiesta di verifica triennale. Quindi attenzione alle scadenze delle SOA perché sono molto importanti, cioè deve essere verificato anche questo aspetto, che ci sia la verifica triennale, perché altrimenti non è possibile per questi operatori economici partecipare alle gare pubbliche. Le stazioni appaltanti, poi, sempre in merito alla qualificazione di imprese, hanno l'obbligo di effettuare controlli almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione SOA. Quindi è un sistema, diciamo, molto controllato, segnalando poi immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Poi, sull'istanza di verifica, l'ANAC provvede entro 60 giorni. Quindi c'è molta attenzione, diciamo, sulla verifica della qualificazione delle imprese che eseguono lavori. Gli organismi di qualificazione poi segnalano all'ANAC, ovvero sono obbligati a segnalare all'ANAC i casi
in cui gli operatori economici rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. In questo caso l'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, e allora, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e degli affidamenti di subappalto per un periodo massimo di 2 anni. Quindi vedete, c'è un meccanismo di controllo sulla qualificazione delle imprese che eseguono lavori pubblici molto, molto stringente, che si articola tra una stretta collaborazione tra stazioni appaltanti e ANAC. Veniamo alla verifica dell'albo degli operatori economici. Quindi sapete che noi abbiamo il MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, o abbiamo l'albo dei fornitori, insomma, previsto da altre stazioni appaltanti, e allora in questo caso sussiste l'obbligo di verificare i requisiti generali e speciali su tutti gli operatori che chiedono l'iscrizione al MEPA, ovvero negli albi dei fornitori, diciamo, quindi negli altri mercati elettronici stabiliti dalle amministrazioni, quindi per esempio l'albo dei fornitori regionali. L'articolo 1,17 del decreto legge 32 del 19, 2019, convertito nella legge 55 del 2019, Bocca Cantieri, nel modificare l'articolo 36 del decreto legislativo 50 del 2016, ha previsto che ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Questo significa che questi requisiti non è che devono essere verificati obbligatoriamente all'atto dell'ingresso, ma devono essere verificati a campione, diciamo dopo l'iscrizione. L'iscrizione avviene semplicemente con la presentazione delle autocertificazioni e poi, sulla base di un campione significativo, vengono effettuate le verifiche, ma che sono appunto a campione, non per tutti. Quindi se qualcuno pensa che gli operatori iscritti al MEPA sono tutti controllati, nel senso che ognuno è stato controllato e quindi sappiamo che ha i requisiti, non è così, perché anche il MEPA effettua una verifica a campione, quindi sulla possesso dei requisiti degli operatori economici appunto iscritti al MEPA, così come avviene per qualsiasi altro albo elettronico, diciamo mercato elettronico di un'altra pubblica amministrazione, diversa da quella dal MEPA dell'amministrazione. In luogo del documento di gara unico europeo, in questi casi i soggetti che gestiscono mercati elettronici possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80. Quindi, anziché utilizzare il DGUE, le amministrazioni possono anche utilizzare dei formulari standard con i quali richiedere il possesso dei requisiti. Poi, nell'ambito della fase di selezione, la stazione appaltante potrà utilizzare il documento di gara unico europeo per richiedere eventuali informazioni ulteriori rispetto a quelle già acquisite in fase di abilitazione o di ammissione. Quindi è anche una modalità semplificata. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito del mercato elettronico, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione. Questo che significa? Significa una cosa che sarebbe molto importante perché ci dice che è possibile, diciamo, che non sia necessario procedere alla ripetizione, una verifica dei requisiti qualora un operatore economico sia già stato verificato attraverso l'estrazione del suo nominativo dalla verifica a campione sui requisiti che si effettuano.
Se io effettuo una verifica a campione all'albo dei fornitori, estraggo un operatore economico, effettuo la verifica dei requisiti oggi, tra un mese faccio una gara di appalto se la giudica lo stesso operatore economico. Non c'è bisogno di andare poi a effettuare questa nuova verifica. E questo è previsto anche per il MEDO. Diciamo, la cosa importante però è che queste informazioni abbiano una circolarità, cioè ci sia una circolazione effettiva di queste informazioni. Questa sarebbe la cosa più importante. Veniamo alla verifica semplificata dei requisiti sotto i 5.000 euro. Poi dopo vedremo la verifica semplificata dei requisiti tra i 5.000 e i 20.000 euro. E qui abbiamo le linee guida numero 4 che stabiliscono appunto le modalità di questa verifica semplificata. Quindi, innanzitutto, appunto, per importi fino a 5.000 euro, nel caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del DPR 445 del 2000, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del codice, e speciale, se previsti, unitamente alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva, e quindi del DUC, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contare con l'APA e quindi in genere certificato camerale. Quindi per importi inferiori a 5.000 euro è una modalità di verifica dei requisiti estremamente semplificata. Acquisizione di autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di carattere generale o speciale, anche se previsti dalla stazione appaltante, unitamente a verifica del casellario ANAC, verifica del DUC, verifica del certificato della Camera di Commercio. In questo caso però il contratto deve contenere particolari espresse specifiche clausole che prevedono che in caso di successivo accertamento del difetto invece del possesso dei requisiti prescritti sia prevista appunto la risoluzione dello stesso e il pagamento in tal caso soltanto del corrispettivo pattuito, ma solo con riferimento alle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta, prevedono poi l'incameramento della cauzione definitiva o richiesta, o in alternativa dell'applicazione una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto, e infine la segnalazione del fatto alle competenti autorità e all'ANAC. Quindi attenzione perché sono tutte clausole di questo contenuto che devono essere inserite nel contratto nel caso di affidamento al di sotto dei 5.000 euro. E invece, nel caso di contratto tra 5.000 e 20.000 euro, la verifica è un po' più approfondita, nel senso che sempre bisogna acquisire l'apposita autocertificazione dall'operatore economico di attestazione sempre del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del codice e speciale, naturalmente, se previsti dalla stazione appaltante che prima di procedere alla stipula del contratto deve effettuare queste verifiche, consultare comunque il casellario ANAC, quindi questo è uguale alla verifica precedente, e effettuare la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera B del codice dei contratti pubblici, vale a dire casellario giudiziario, imposte, tasse, contributi previdenziali e stato fallimentare. Quindi, a differenza di al di sotto dei 5.000 euro, dove andava verificato soltanto il DUC, qui va verificato anche il casellario giudiziario, l'Agenzia delle Entrate per la regolarità di imposte e tasse e diciamo il tribunale, la sezione imprese del tribunale per la verifica dello stato fallimentare, nonché poi dei requisiti speciali che sono previsti e poi diciamo, anche le altre condizioni che la legge stabilisce
per l'esercizio di particolari professioni, lo bisognerà contare con la OPA, quindi per esempio sempre il certificato camerale, o anche in relazione a specifiche attività, per esempio l'antimafia. E poi il contratto, anche in questo caso, deve contenere le clausole indicate per gli affidamenti al di sotto dei 5.000 euro. Quindi attenzione, abbiamo queste verifiche certificate del numero 4, stabiliscono che in questi casi, quindi appalti inferiori a 5.000 euro, appalti da 5.000 a 20.000 euro, la verifica dei requisiti si svolge in questa maniera semplificata. Veniamo al soccorso istruttorio. Quindi soccorso istruttorio, diciamo ai sensi dell'articolo 83, prevede appunto che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, che diventa quindi un istituto di carattere assolutamente generale che trae spunto, diciamo, dall'articolo 6 della legge 241 del 90, vale a dire quello che prevede la possibilità per il responsabile del procedimento di applicare un'integrazione, di chiedere integrazioni documentali ai soggetti che partecipano al procedimento amministrativo. Quindi il soccorso istruttorio non è altro che un'applicazione nel campo degli appalti di questa norma generale stabilita dall'articolo 6 della legge 241/90. Quindi innanzitutto ha una portata generale, vedete, le carenze di qualsiasi elemento formale, anche quelle che costituiscono i regolari essenziali, possono essere sanate appunto con il soccorso istruttorio, con esclusione però di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. Quindi offerta economica, offerta tecnica non possono essere oggetto di sanatoria, perché chiaramente non si può consentire all'operatore economico di intervenire sull'offerta economica, perché naturalmente non può modificare l'offerta. La stessa cosa nel caso dell'offerta tecnica, non può modificare quella che è l'offerta tecnica presentata, e perché naturalmente potrebbe incidere poi sulla valutazione e quindi violare la par condicio da tutti i concorrenti. La stazione appaltante in questo caso assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Quindi costituiscono irregolarità essenziali non sanabili però le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Quindi sostanzialmente noi abbiamo un'ampia previsione di applicabilità del soccorso istruttorio, diciamo con alcuni punti fermi. Non è possibile procedere al soccorso istruttorio nel caso per andare a modificare l'offerta economica e l'offerta tecnica, e non è possibile procedere al soccorso istruttorio quando queste mancanze incidono sulla possibilità di individuare il contenuto, diciamo, dell'offerta o il soggetto responsabile della stessa. Cioè, per esempio, possono riguardare la mancanza di sottoscrizione. Quindi la giurisprudenza, per esempio, su questo è negativa, sul caso di mancanza di sottoscrizione, che dice che non, in questo caso non è possibile, ai sensi appunto dell'articolo 83, andare a individuare con certezza che quell'offerta proviene proprio da quella ditta, da quell'operatore economico, per cui la giurisprudenza tende ad escludere, diciamo, queste istanze. Sembra facile applicare il principio del soccorso istruttorio, non lo è per nulla in realtà, no? Quindi la verità è che fino a quando diciamo, non c'è una non sono delle regole ben precise stabilite nella lex specialis, quindi nel bando di gara o nella lettera d'invito, e allora tutte le volte che diciamo, non si stabilisce con precisione quali sono gli atti previsti a pena di esclusione, eppure anche quando vengono previsti possono essere problemi, e comunque tutte le volte che nulla dice il bando al riguardo, allora i problemi invece li abbiamo. Cerchiamo di mettere assieme
i tasselli. Questo quello che abbiamo indicato prima era la norma. Adesso vediamo quest'altra, pure importante a proposito di soccorso istruttorio, che è quella della tassatività delle cause di esclusione. Quindi l'articolo 83,8 del decreto legislativo 50 del 2016 stabilisce che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigente. Dette prescrizioni sono comunque nulle. Quindi sembra che sia molto rigida, diciamo, questo principio di tassatività, cioè deve essere previsto dalla legge sostanzialmente. Questa sembra la previsione. Trattasi appunto del principio di tassatività delle cause di esclusione, la cui finalità di tale principio è quella di ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti alle procedure di affidamento, così privando di rilievo giuridico tutte le ragioni di esclusione dalle gare incentrate non sugli aspetti qualitativi della dichiarazione negoziale, ma sulle forme con cui questa viene esternata, in quanto non ritenute conformi a quelle previste dalla stazione appaltante nella lex specialis. Questa è una sentenza del Consiglio di Stato del 2017.